è accaduto di nuovo. A Roma è stato impedito al ministro della famiglia Eugenia Roccella di parlare a un convegno sulla natalità. Non appena preso il microfono, una cinquantina di giovani ha cominciato a fischiare, urlare slogan abortisti, costringendo quindi il ministro ad andarsene. È un fatto ignobile, come ha giustamente commentato il premier Giorgia Meloni. Il mese scorso era toccato anche ai relatori di un convegno a Catania, organizzato da Scienza e Vita, sul tema della disforia di genere. C'è una crescente intolleranza che però è accolta con preoccupante indifferenza. E non solo indifferenza, c'è anche attiva complicità. Vedi quello che è successo lo scorso 20 aprile. La Procura di Torino ha archiviato la denuncia contro coloro che l'anno scorso al Salone del Libro avevano impedito il discorso, sempre al ministro Roccella. Per il giudice non c'è violenza né intimidazione, solo dissenso. E dunque aspettiamoci pure di peggio.